No, io non volevo la Madone, ha vinto Michetti, io ho detto soltanto che dovevamo trovare il miglior candidato possibile. È stato trovato un accordo di tutto il centrodestra per candidare il ticket Michetti-Madone, la migliore soluzione possibile per allargare i confini del centrodestra e vincere e governare la città di Roma. Qua non c'è una guerra chi è a favore, chi è contro, chi vuole vincere, chi vuole perdere. Noi vogliamo vincere le elezioni, non si tratta di un... Il centrodestra, a differenza della sinistra, è unito. La sinistra ha tre candidati a Roma, noi avremo un candidato sindaco e un candidato pro sindaco. Combatteremo insieme questa battaglia per cambiare questa città. Avete visto cosa è successo ieri a Roma? Mi pare che sia sotto gli occhi di tutti come viene mal governata la capitale d'Italia. Per noi è fondamentale anche dare più potere alla città. Si sta discutendo in prima commissione affari costituzionali qui alla Camera la proposta di legge costituzionale firmata, primo firmatario l'onorevole Paolo Barelli di Forza Italia, per dare più poteri alla capitale. Relatrice l'onorevole Anagrassia Calabria, sempre di Forza Italia. Noi vogliamo che Roma diventi una vera capitale europea con i poteri di una capitale europea. Quindi guardiamo alla città di Roma come al vero biglietto da visita del nostro paese, ma senza i poteri necessari per governare una metropoli come Roma, come accade in tutte le grandi città capitali del mondo, è impossibile. Già con il governo Berlusconi era stata fatta una legge e basterebbe che Zingaretti e la Raggi sedessero a un tavolo per trasferire poteri dalla regione al comune di Roma. Quindi per noi Roma rappresenta per Forza Italia una grande sfida. Già saremo di nuovo sabato e domenica in tutta la città per presentare le nostre proposte di riforma fiscale. Abbassare le tasse è una priorità, anche le tasse locali.